a tutti e bentornati sul canale. Oggi facciamo un nuovo scopriamo dei nuovissimi stampi per realizzare gli shaker in resina. Però prima di cominciare voglio ricordarvi di leggere sempre le descrizioni delle varie inserzioni, perché molto spesso mi chiedete le misure, mi chiedete come si utilizzano. Ma ragazze, nelle inserzioni trovate sempre tutte le informazioni di cui avete bisogno. Oltretutto ci sono anche le foto, quindi le misure le potete vedere direttamente dalla foto se non avete voglia di leggere. E in tutte le descrizioni c'è comunque il tutorial relativo a come utilizzare questi stampi. Ma adesso cominciamo. Tutti questi stampi sono già presenti in negozio e il link lo trovate giù nell'info box. Se volete scoprire pian piano gli stampi che metterò in futuro in negozio, vi ricordo di seguirmi su Instagram, qui sopra trovate il mio nickname. Allora, cominciamo innanzitutto da questo stampo. Questo è uno stampo per realizzare dei mini shaker, infatti sono grandi solamente 3 cm. Sono tutti ghiacciolini diversi e sono uguali a quelli già presenti in negozio, più grandi. Allora, troviamo questo piccolo ghiacciolino con la faccia kawaii, questo ghiacciolino a punta, quest'altro ghiacciolino semplice. Vado molto veloce perché altrimenti il video diventa veramente troppo lungo e noioso. Quest'altro ghiacciolino semplice con il morso, questo ghiacciolino con la faccina da gatto e per finire quest'altro ghiacciolino con il morso ma con la faccina kawaii. E lo stampo è appunto questo, compreso di 6 ghiacciolini. Poi adesso passiamo a quelli più grandi. Allora, ho realizzato questa fetta di pizza. Molti di questi me li avete suggeriti voi e infatti se avete altri suggerimenti su stampi che volete scrivetemelo giù nei commenti o contattatemi anche su Instagram. Poi abbiamo lo shaker cuoricino, che pensavo di averlo già fatto, invece no, quindi lo aggiungo subito. La pesca, molto richiesta anche questa, che di questa veramente ne ho viste di tutti i colori su Instagram e quindi niente, ho deciso di farla anch'io perché comunque è parecchio richiesta. Poi i doppi cuoricini, ovviamente sempre shaker, la boccetta di profumo, che volevo fare solo questo shaker, non anche la pompetta, però alla fine secondo me ci sta anche bene così. Fatemi magari sapere voi se preferivate la pompetta chiusa o sempre shaker così. Poi abbiamo il distintivo col cuoricino, la snowball, quindi quelle palline con dentro tutta la neve finta. Secondo me questa è perfetta anche per aggiungerci una foto o comunque per fare un pensierino di Natale, anche se il Natale è molto molto lontano. Poi abbiamo l'ombrellino, una fragolina, ne avevo già una in negozio, però quella aveva la faccina kawaii e tutti i semini in rilievo, questa invece è molto più semplice. Poi ho fatto una foglia d'acero, una mela molto molto semplice, la boccia dei pesci, che non sapevo se fare direttamente la terra o lasciarla così, ma alla fine ho optato per l'opzione più semplice, quindi questa è la boccia dei pesci. Molto richiesta è stata anche la cacchina, non l'avrei mai pensato, però ho deciso di accontentarvi e di farvela. Poi abbiamo la clessidra, carina anche questa, secondo me anche senza mettere acqua o olio dentro, quindi magari solo con dei glitter, è molto molto d'effetto. Il milkshake con la cannuccia, la candy machine, ovvero quella macchinetta dove di solito metti la moneta e ti scende la cicca o la caramella. Il microfono, allora l'ho fatto così piccolo, però non è che mi convinca tantissimo, quindi fatemi sapere se così piccolo va bene o se secondo voi è meglio farlo un pochino più grande, perché è veramente piccolino. Più che altro lo spazio per lo shaker è molto ridotto, ecco. Stessa cosa per la bottiglietta di Coca-Cola, anche questa è venuta molto piccola e consigliatemi voi se vi va bene così o se la preferireste un po' più grande. Poi, per i nostalgici degli anni 90, la musicassetta. Io ne avevo davvero tantissime e ancora ne ho tantissime perché non le ho buttate, quindi se siete degli anni 80-90 di sicuro ne avrete qualcuna anche voi a casa. Poi abbiamo l'avocado, la lava lamp, che me l'avete chiesta praticamente tutti quanti e quindi ve l'ho realizzata. La bottiglietta del latte, eccola qui,
una boccetta di pozione, e questa secondo me va bene anche aggiungendoci qualche sticker di Harry Potter o comunque qualche scritta che ricorda il film, appunto, molto carina anche questa. Una provetta tonda, la provetta triangolare, quindi quella classica, e per finire abbiamo lo smartphone. In realtà ne ho anche altri da fare, però non ho ancora fatto lo stampo, quindi vi farò vedere solo il modello con la stampante 3D. Allora, per tutte quelle che me l'hanno richiesto, ecco qui il simbolo dei BTS. Ora non so esattamente come si chiama, quindi illuminatemi, perché io i BTS non li conosco. Quindi questo stampo e gli altri che vi farò vedere li aggiungerò presto in shop, devo solo fare appunto lo stampo. Poi abbiamo il Game Boy, l'unicorno, questo che mi è stato richiesto da una ragazza americana, quindi la mamma orso con scritto mamma all'interno, e per finire un piccolo puzzle. Di questi, appunto, appena realizzerò lo stampo lo aggiungerò sicuramente in shop, spero in settimana, ma non ne sono ancora sicura perché ho tantissimo lavoro da fare, quindi devo trovare almeno 10 minuti di tempo per riuscire a fare gli stampi e le varie foto e le inserzioni. E niente ragazzi, questi sono gli ultimi stampi che ho realizzato, li trovate già tutti presenti in negozio e il link diretto è giù nell'info box. Se avete richieste particolari o qualche suggerimento, modifica, miglioramento, scrivetemelo sempre giù nei commenti oppure per messaggio diretto su Instagram o anche su Facebook, insomma mi trovate ovunque. Spero appunto che queste forme vi siano piaciute e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!